tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Andavo al supermercato per scattare foto sotto le gonne delle donne, denunciato un 60enne. Ragazza tenta di sfilargli l'orologio d'oro, pensionato lancia un appello, attenzione ai furti con la tecnica dell'abbraccio. Taglia sociale per mezzo milione di euro, i consiglieri di minoranza del comune di Fano chiedono modifiche al bilancio di previsione. L'arte grafica per combattere il vandalismo sui muri, gli studenti di un liceo decorano sottopasso della stazione ferroviaria. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. La polizia ha denunciato un 60enne che scattava fotografie alle parti intime delle donne che ignare facevano la spesa. Molestava le clienti che visionavano la merce esposta negli scaffali e le vittime prescelte erano le donne che indossavano minigonne. Un pensionato di 59 anni e residente a Calcinelli è stato denunciato dalla polizia, allertata dalla vigilanza interna del centro commerciale Ocean di Bellocchi, che tramite le telecamere interne del supermercato mercoledì scorso hanno notato un uomo che si avvicinava alle ignare vittime per allungare il braccio e scattare da sotto una foto con un cellulare. L'uomo è stato bloccato dagli agenti, che lo hanno sorpreso con una immagine che ritraeva le parti intime di una donna ben visibile sullo schermo del telefonino. I successivi accertamenti hanno poi consentito ai poliziotti di trovare numerosi scatti catturati con le stesse furtive modalità. Si è accertato anche che il 59enne era solito frequentare gli ipermercati della zona, soprattutto nelle ore mattutine, quando il numero di signore intente a far la spesa e da sole era maggiore. Il pensionato è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria di Pesaro per i reati di molestie e interferenza illecita nella vita privata. E ancora cronaca, un tentato furto con la tecnica dell'abbraccio è stato sventato questa mattina in via Roma a Fano. Vittima un 73enne che è stato avvicinato da una ragazza sui 25 anni, straniera, con la carnagione chiara. La giovane, con la scusa di chiedere all'uomo un aiuto per cercare un posto di lavoro, appoggiava le mani nelle braccia del pensionato provando a sganciare il cinturino dell'orologio. Il 73enne si è accorto di quanto stava succedendo dopo aver sentito il rumore, il clip della chiusura del monile d'oro. Si è divincolato e l'ha allontanata. A quel punto la ragazza si è data alla fuga e quando l'uomo ha chiesto ai passanti di fermarla, nessuno lo ha ascoltato. Il pensionato, che ci ha segnalato questa brutta avventura, vuole mettere in allerta i cittadini di fare attenzione. La 25enne, ci ha raccontato, è alta circa 1,60 m, indossava pantaloni neri e una maglia azzurra, aveva i capelli raccolti in una treccia e 6-7 denti d'oro. E adesso parliamo del settore del sociale, perché slitta a settembre il contributo che le famiglie devono versare per i servizi a favore dei disabili. Il 1° di settembre avvieremo le nuove modalità di compartecipazione alla retta per tutti i servizi che riguardano i disabili, quindi non solo per quanto riguarda le rette relative ai disabili inseriti nelle strutture semiresidenziali e residenziali, ma anche per gli altri servizi erogati dal Comune di Fano, soggetti in base al regolamento che è stato adottato nel febbraio di quest'anno, appunto un contributo delle famiglie per il servizio di assistenza domiciliare dei trasporti. Vogliamo utilizzare questo periodo per fare una valutazione molto attenta della situazione di ogni realtà familiare. Questo significa che però i familiari devono portare il ISEE, presentarlo, quindi calcolare, fare il calcolo del proprio ISEE presso i CAF, dove hanno fatto la prenotazione, perché solo a fronte di un quadro complessivo, sia di chi può avere un ISEE massimo, sia di chi ha un ISEE invece calcolato rispetto al proprio reddito e quindi un ISEE anche basso,
noi potremo avere un quadro preciso della situazione dei familiari, delle famiglie richiedenti servizi di vario genere nel nostro territorio. E su questo i consiglieri di minoranza del Comune di Fano hanno sottoscritto una proposta di delibera per spostare 200.000 euro dal settore del personale a quello sociale. Primo firmatario l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi. Ho presentato una delibera per far fronte ai disagi che probabilmente in termini economici avranno le famiglie che vivono condizioni di disabilità oppure hanno persone in difficoltà in famiglia. Noi abbiamo preso spunto innanzitutto dai pesantissimi tagli che per la prima volta il Comune di Fano porta al settore del sociale. 500.000 di euro tagliati al settore del sociale dalla Giunta Seri in questa città. Secondo noi è gravissimo. Durante la votazione del bilancio io, ma anche altri consiglieri di minoranza, abbiamo cercato di, attraverso degli emendamenti, di riportare fondi a questo settore. Sono stati tutti bocciati. L'ultimo consiglio comunale, la stessa maggioranza, ha portato in votazione un ordine del giorno che dà una linea di indirizzo all'amministrazione comunale di ripristinare dei fondi. Tant'è che è passato l'unanimità, l'ho votato anch'io, però sappiamo che un ordine del giorno è un atto di indirizzo, è un invito, non è di fatto creare per davvero un fondo con dei soldi dentro. Allora ho avuto l'idea e ho presentato come primo firmatario, ma la cosa che mi rende molto felice è che tutti i consiglieri di minoranza insieme a me l'hanno sottoscritta, di una proposta di delibera che dovrà andrà in Consiglio Comunale in votazione, che riporta dall'ambito del settore del personale, cioè di nuove assunzioni che l'amministrazione comunale di Fano intende fare nell'anno 2016, sposta 200.000 euro nell'ambito del sociale, settore degli anziani, settore delle famiglie in difficoltà, settore dell'ambito della disabilità, in modo da poter rimettere in circolo, diciamo, dei fondi che ridiano fiato ad un settore che in questo momento sta soffrendo tantissimo. Infatti vediamo tante famiglie che sono venute anche in Consiglio Comunale a protestare, questa è una cosa che non era avvenuta mai a Fano, a memoria mia, non c'erano mai state delle proteste eclatanti da parte, diciamo, delle famiglie degli stessi ragazzi e ragazzi diversamente abili. Noi riteniamo una cosa gravissima, un settore prioritario, assolutamente da tenere in maggior considerazione di quello che sta facendo l'attuale amministrazione. E a partire dal 5 giugno, ogni domenica fino a metà settembre, alla Pinacoteca San Domenico si terranno concerti. Ogni domenica sera a Fano, da giugno a settembre, gli amanti del bel canto e della musica classica avranno a disposizione un ricco programma di concerti nella Pinacoteca Auditorium San Domenico. Un cartellone vario ed articolato tra scuole musicali, complessi bandistici, cori di musica sacra ed orchestre che spazierà in vari generi e proposte musicali che, data la location, caratterizzeranno le serate estive in centro. Altro elemento che qualifica maggiormente questo spazio pubblico è il nuovo acquisto della Pinacoteca, un pianoforte che rimarrà in pianta stabile per coloro che necessitano di questo magnifico strumento per le proprie rappresentazioni. Abbiamo dotato questa Pinacoteca, questo auditorium anche, di un pianoforte, in modo che chi vorrà fare dei concerti non avrà più l'impegno di portarlo e lo terremo sempre qui a nostra disposizione. Annuncio anche che tutte le domeniche dell'estate, a partire da domenica prossima 5 giugno fino a domenica 11 di settembre, la Fondazione organizza proprio in questa ex chiesa, in questa Pinacoteca, dei concerti vocali e strumentali, 14 concerti che saranno tenuti da associazioni culturali del nostro territorio. Saranno musiche, brani vocali o strumentali di diversa estrazione culturale, di diverso periodo, moderno, sacro, antico, di diversa estrazione vocale e strumentale, che consentiranno a chi vorrà, sia nostri concittadini che turisti, di passare qualche ora interessante, bella, a sentire dell'ottima musica in questo magnifico luogo, e avranno anche la possibilità di rivedere, di visitare queste opere d'arte contenute in questo scrigno d'arte che contiene opere d'arte di grandissimo valore, di natura religiosa. L'appuntamento per tutti gli amanti del genere è per il primo concerto, che si terrà domenica 5 giugno alle ore 21:15.
ad esibirsi la scuola di musica Abramucci con alcuni saggi degli studenti. Ancora eventi si terrà sabato 4 giugno alle ore 17 nel campo di gioco di Lucrezia di Cartoceto in via Nazario Sauro il terzo Memorial Giuliano Rossi, un torneo di calcio a tre squadre, categoria giovanissimi, promosso dal Comitato Provinciale Umpli, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. L'iniziativa, evidenzia il neo presidente Damiano Bartocetti, vuole ricordare la figura di Grossi, scomparso tre anni fa, che per oltre 15 anni è stato alla guida del Comitato Provinciale. E sempre domani, ma alle 17.30 alla Mimo di Fano, verrà presentato il libro di Viola Di Grado dal titolo I bambini di ferro. Sarà presente la scrittrice che dialogherà con Marta Costantini. Saranno una quarantina invece gli artisti dei movimenti Futurismo e Dadaismo che si ritroveranno a Fano sabato 4 e domenica 5 giugno per esibirsi in performance della corrente artistica Fluxus. L'iniziativa si svolgerà nell'ex chiesa di San Leonardo e di Borgo Cavour dalle 10 alle 12, mentre domani anche il pomeriggio dalle ore 17 alle 24. Inoltre saranno esposti alcuni lavori degli studenti dell'Istituto d'Arte Apolloni di Fano che hanno disegnato maschere per un carnevale diverso e meno tradizionale utilizzando i contenuti dei movimenti d'arte moderna del Novecento. E sempre gli studenti del liceo artistico Apolloni stanno dipingendo un murales nel sottopasso della stazione ferroviaria. L'iniziativa che ha l'obiettivo di contrastare l'imbrattamento delle mura fanesi potrebbe essere riproposta anche in altri luoghi della città. Servizio di Lino Balestra. Con le loro parole. Prima però vorrei lasciare la parola a... La bellezza salverà il mondo. Con questa citazione di Dostoevskij, gli studenti del liceo Apolloni spiegano il loro progetto scuola-lavoro per abbellire, in collaborazione con l'amministrazione comunale, punti strategici e di forte impatto visivo della città con la street art dei graffiti. Non certo una novità da questo punto di vista, la novità sta nel fatto che sono degli alunni di una scuola della città che si propongono come strumento di creatività e di miglioria del decoro urbano a favore di tutti i cittadini, turisti e passanti e che il comune stesso proponga nuovi spazi da mettere a disposizione della loro creatività per scoraggiare, come affermato dallo stesso sindaco, chi invece vede in un muro bianco un foglio da imbrattare. L'esempio portato è il sottopasso che da Viale Cairoli porta al Lido, puntualmente imbrattato di notte e ogni volta che veniva imbiancato di giorno, come una sorta di attuale tela di Penelope. Ma anche i capannoni dei carri di carnevale a sud e l'ex area CIF a nord. Assieme all'Istituto Apolloni abbiamo deciso di ripensare alcuni luoghi della città. Abbiamo iniziato dal sottopasso della stazione, che era un muro, lungo muro di cemento grigio, quindi aveva bisogno della creatività dei ragazzi, che sicuramente hanno potuto ripensare un luogo della città e soprattutto quello che, su cui noi come amministrazione puntiamo è di abituare la città a questi gesti creativi per evitare anche il graffitismo e il vandalismo sui muri. Credo che queste occasioni siano delle occasioni molto importanti e spero che appunto si continui su questa strada. Ci era stato proposto anche, non so appunto se si concretizzerà, ad esempio anche la realizzazione e l'abbellimento della passeggiata dell'Isippo, che è un'altra bella opportunità. E vorrei coinvolgere non solo il liceo artistico ma anche gli altri istituti del Polo 3 che appunto hanno questa così capacità di esprimere la loro creatività. La differenza sta anche nel fatto che questi studenti hanno effettuato, prima di mettere mano ai pennelli e ai colori acrilici, uno studio ed una ricerca artistica ben precisa su cosa e come realizzare l'impianto artistico nel sottopasso della stazione, che sarà visibile nella sua completa realizzazione a partire da lunedì prossimo. Il segno è proprio l'elemento chiave, la chiave di volta del nostro progetto. Infatti, come sosteneva Sol Steinberg, la linea è quanto di più primitivo abbiamo, perché un bambino che inizia a disegnare fin da piccolo la prima cosa che fa è un segno, uno scarabocchio, e Steinberg si definiva un infante, un bambino che comunque sia ha continuato questa istintività, comunque sia dato un verso e una direzione a questa istintività che hanno tutti, abbiamo tutti indipendentemente dalla razza.
E a causa del maltempo invece sono state annullate anche le ultime giornate della festa del fagiano e della fragola, l'evento programmato nel parco di Finile gestito dalla Fondazione Agraria Cante di Montevecchio è stato rinviato al prossimo fine settimana, da venerdì 10 a domenica 12 giugno. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.